Alleluia. Allora passare alla lettura della parola di Dio così come la troviamo in Prima Corinzi capitolo 13. Questa mattina parleremo dell'amore. Gloria al nome del Signore. Capitolo 13 di Prima Corinzi, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto.
Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Un argomento importante e anche fondante per noi credenti, per noi cristiani. Noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto in colui che è amore. E tutta l'opera di Dio, sin dagli albori della creazione, è impregnata di questo sentimento, di questo amore. Dio con tanto amore ha dato seguito a quello che era il suo proposito, il suo desiderio di creare l'umanità, di creare l'uomo, lo ha circondato con tutte le sue attenzioni, gli ha preparato un luogo affinché egli potesse godere di tutto ciò che Dio aveva disposto per l'uomo, ovviamente per l'uomo e per la donna. Quando si parla uomo, si parla in genere del genere umano. Dio aveva preparato questo giardino meraviglioso, lo aveva curato l'uomo sotto ogni aspetto, aveva stabilito una relazione personale. La parola di Dio afferma che sul far della sera avveniva questo incontro, l'incontro tra l'uomo, la sua creatura e il suo creatore. E nonostante la caduta dell'uomo che leggiamo in Genesi capitolo 3, poche settimane fa, durante un matrimonio che c'è stato a Massafra di mio nipote, portavo proprio questo passo e sottolineavo come l'attenzione di Dio, l'amore di Dio, la compassione di Dio era presente anche dopo che l'uomo cadde, dopo che l'uomo disubbidì. Innanzitutto, mentre l'uomo si nascondeva, fu Dio ad andarlo a cercare, l'Iddio fedele, che chiamava Adamo, che lo voleva ancora incontrare, voleva anche così palesargli qual era adesso la sua condizione morale e spirituale. Ma successivamente vediamo come Dio si interessa anche a coprire le nudità dell'uomo e della donna. Fu Dio che fece un vestito di pelle affinché potessero ricevere questa copertura, questo rimedio. Dio ha circondato la sua creatura sempre col suo amore. E possiamo così inoltrarci in tutte le situazioni storiche narrate dalla parola di Dio, la storia di Noè, la storia di Abramo, in genere quella del popolo di Israele. Non ci parla forse del grande amore di Dio verso colui che riponeva la sua fiducia, la sua fede nel Signore, ma in genere verso tutti quanti, perché il desiderio di Dio, ricordiamolo sempre, è quello che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della verità e siano salvati. Il popolo di Israele fu liberato, circondato dall'attenzione di Dio. Lo ricordiamo che non solo il Signore lo liberò dalle mani del Faraone, dagli egiziani, ma poi anche durante il viaggio nel deserto, durato 40 anni, nonostante l'infedeltà, il collo duro che ebbe questo popolo, Dio non gli privò mai ogni sorta di bene affinché potesse continuare a vivere questo popolo. La manna che scendeva dal cielo. Oh, Dio che soddisfò anche alcune richieste, come quella di volersi nutrire di carne. Dio fu davvero molto paziente. E sappiamo anche che Dio non è cambiato, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E con lo stesso amore che Dio ha amato la sua creatura sin dall'inizio, egli continua ad amare ciascuno di noi. Dovremmo arrivare all'apice della manifestazione dell'amore di Dio e parlare della croce. Nella parola di Dio
nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, verso 16, leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ancora una volta, dopo diversi secoli, l'apostolo Giovanni poteva, l'evangelista Giovanni poteva sottolineare questo grande amore di Dio per tutta l'umanità. Il Dio ha amato, per questo ha mandato il suo unigenito figlio. È la manifestazione più alta, più grande, più gloriosa. Ma questo sentimento non avviene in un'epoca esclusiva della storia umana. Questo proposito, questo progetto era già scritto, già designato prima della fondazione del mondo. Dio è amore e ha mandato il suo unigenito figlio. Potremmo sicuramente e necessariamente, dovremmo tutti quanti credere e sostenere che Dio ci ama. Siamo amati dal Signore, lo riconosciamo. Egli ci ha preservati in vita, siamo qui questa mattina alla sua presenza. E in prima Giovanni capitolo 4 verso 10 leggiamo: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. In questo è l'amore. Quindi se dobbiamo in qualche modo ottemperare, se dobbiamo seguire le istruzioni che dà l'apostolo Paolo, e cioè amare prima di ogni cosa, è necessario, è indispensabile conoscere colui che ci ha tanto amati, colui che ha messo questo amore nei nostri cuori. E la stessa attenzione, la stessa cura che Dio ha avuto per il popolo di Israele, che leggiamo nel Vecchio Patto, la ritroviamo nel Nuovo Testamento. La parola di Dio ci dice che Cristo cura teneramente la sua sposa, la sua amata. Efesini capitolo 5 verso 25: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Cristo ha amato la Chiesa, Cristo ha dato la sua vita per la Chiesa, per la sua sposa, e noi siamo la sposa di Cristo Gesù. Quindi non potremmo dire che non siamo amati dal Signore. Anzi, noi dovremmo credere con tutto il nostro cuore che l'amore di Dio è riversato proprio su ciascuno di noi. E l'invito che ci rivolge la parola di Dio in Prima Corinzi capitolo 13 è appunto quella di non venir meno a questo sentimento. Quanti condizionali userà l'apostolo Paolo descrivendo quante cose si potrebbero fare, cosa potrebbe essere l'individuo, la persona, quante buone qualità, quanti buoni requisiti e anche quanti doni potrebbe egli manifestare, ma la parola di Dio ci dice che anche se tu saresti capace di dare tutto ai poveri, anche se tu ti dessi anche ad essere arso, anche se tu parlassi tutte le lingue di questo mondo, anche se le tue caratteristiche fossero talmente peculiari, individuali, e ti stimeresti tale di essere una brava, una buona persona, ma se non hai amore, tutto ciò non vale a nulla. Sembra quasi un controsenso quello che l'apostolo Paolo sta dicendo, quello che la parola di Dio dice. Ma, fratelli e sorelle, è importante che noi ci soffermiamo su cosa significa amare, su cos'è l'amore. Per questo necessariamente dobbiamo fare riferimento alla persona di Cristo Gesù. Siamo invitati
ad amare come siamo stati amati. Allora il punto di questo messaggio è comprendere, conoscere, sapere in che modo siamo stati amati. L'amore di Dio è davvero grande, l'amore di Dio supera la nostra capacità di comprendere la profondità, la grandezza, l'ampiezza di questo glorioso amore. Per amare bisogna necessariamente conoscere Dio e conoscere l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Questo è il comandamento, dirà Gesù in capitolo 15 di Giovanni, verso 12, che vi amate gli uni gli altri. E c'è un termine di paragone, qui non si parla di un amore soggettivo, ma si parla di un amore che è stato dimostrato da Cristo Gesù. Questo è il comandamento, il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. E per questo noi abbiamo bisogno che l'amore di Dio possa essere riconosciuto nelle nostre vite, possa essere contemplato e possa essere sperimentato nei nostri cuori, per poi partecipare questo amore che abbiamo ricevuto anche agli altri. E fratelli e sorelle, mi fermo un attimo, perché quello che sto dicendo adesso, la frase che ho detto, e cioè amare gli altri come siamo stati amati, credo che dovessimo utilizzare tutte le nostre forze, non riusciremmo mai ad ottemperare a questa richiesta che ci rivolge la parola di Dio. Siamo stati grandemente amati. L'amore di Cristo ha delle qualità straordinarie. Potremmo fare un elenco lunghissimo di quello che Cristo ha dimostrato sulla croce per ciascuno di noi. Innanzitutto possiamo dire che il suo amore è un amore sacrificale. Egli si è offerto come sacrificio vivente davanti al Padre perché l'intento del Padre, il proposito del Padre era quello che tramite il suo figliolo Cristo Gesù noi ricevessimo salvezza e vita eterna. Egli si è offerto in sacrificio, un amore devozionale. E poi possiamo anche considerare come in Cristo non c'è stato nessun sentimento basato su un tornaconto personale. Egli ha dato se stesso, la parola di Dio ci dice addirittura si è svuotato di se stesso, ha preso un corpo umano, si è fatto servo ubbidiente fino alla morte per soddisfare il proposito del nostro Signore, e cioè quello che fosse manifestato il suo amore per tutta l'umanità. È un amore fedele, l'amore di Cristo è un amore davvero che ci parla di quanto è necessario comprendere che amare non significa fare qualcosina o avere solo dei buoni sentimenti, ma significa mettere a disposizione tutto noi stessi per l'opera di Dio, per l'opera di Cristo. Il regno di Dio si è avvicinato a voi, dirà Gesù, lo dirà più volte, perché colui che è venuto ha lasciato la sua gloria, ha lasciato ogni sua ricchezza per andare a recuperare ciò che era perduto, per dare valore a ciò che non aveva valore, per andare a dare la vita a ciò che vita non aveva. E questa è stata l'opera di Cristo. Questo ci parla del grande amore di Cristo Gesù. E poi la presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori, che manifesta come frutto dello Spirito uno degli elementi, il principale, quello primario, è l'amore. E questa mattina vogliamo riconoscere il bisogno che noi tutti abbiamo di andare ai piedi della croce. Infatti, secondo Timoteo 1,7,
Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Inevitabile, se vogliamo davvero amare come siamo stati amati da Cristo Gesù, se vogliamo davvero non essere dei rami risuonanti o dei tintillanti cembali o uno squillante cembalo, dobbiamo comprendere la necessità che lo Spirito Santo possa dimorare nei nostri cuori. È Lui che ci conferisce questa forza, è Lui che ci aiuta a vincere ogni timidezza ed è Lui che ci porta a manifestare questo amore glorioso. Ma la parola di Dio, e voglio ritornare un po' alle espressioni iniziali, mette questo condizionale davanti alle abilità, alle capacità, alle caratteristiche, le peculiarità di ogni persona. La gente, l'uomo in genere, vanta la sua bontà, lo dice la parola di Dio, ma un uomo fedele, chi lo troverà? La gente è propensa a raccontare bene di se stesso, ad elencare tutte le cose buone che gli ha fatto, ma se non hai Cristo nella tua vita, se non hai conosciuto l'amore di Dio, se non l'hai sperimentato nel tuo cuore, se quell'amore non ha trasformato e cambiato il tuo cuore, se non ci sono i sentimenti di Cristo nella tua vita, tutto quello che fai, tutto quello che dici non serve a nulla. Siamo d'accordo, fratelli e sorelle? Cristo è venuto affinché anche noi potesse manifestarsi il grande amore di Dio. Ed è necessario che riguardiamo con attenzione alla persona di Cristo Gesù. Ha dato se stesso. Ha dato se stesso. Sono belle le espressioni che utilizzerà anche l'Apostolo Paolo, quando davanti al pericolo della persecuzione, della morte, egli dirà: non faccio conto della mia vita come se mi fosse cosa preziosa. Gesù non si è aggrappato a quello che era, ma ha lasciato ogni cosa affinché le nostre vite potessero ricevere la salvezza e il dono della vita eterna. Non aggrappiamoci, fratelli e sorelle, a cose personali. Non aggrappiamoci a cose che non ci parlano altro di individualismo. La carne, l'uomo naturale, tende a soddisfare il proprio essere. Ma la parola di Dio ci dice che noi non viviamo più per noi stessi. C'è un Signore che si è insediato nei nostri cuori. Ed è lo Spirito Santo di Dio. Egli è colui che vuole governare la nostra vita. Egli è colui che vuole prendere in mano le redini della nostra vita. Egli è colui che vuole manifestare tutta l'opera di Cristo nella nostra vita. E solo così, se concederemo spazio, se lasceremo veramente libertà allo Spirito Santo di agire, che si manifesteranno le qualità di questo grande amore, quelle qualità che prima sottolineavamo. Non c'è stato nessun calcolo, e spesso l'ho detto e lo ribadisco anche questa mattina: se Dio avesse dovuto fare dei calcoli, il sacrificio di Cristo Gesù, anche se tante anime sono state salvate, redente, e il popolo di Dio è comunque numeroso, ma tante altre anime, tantissime. Gesù farà proprio questo termine di paragone e dirà: ci sono due vie. Una è stretta e tortuosa e conduce al cielo, e sottolineerà: Gesù, sono pochi quelli che la percorrono. E poi ce n'è una grande, larga, spaziosa, è chiamata la via della perdizione, e sono molti quelli che la percorrono.
Ma Dio non ha dato il valore alla quantità, non ha dato il valore al successo che avrebbe più o meno avuto la morte del suo figliuolo Cristo Gesù. Dio ha dato valore all'anima mia, all'anima tua, perché Dio ci ha amati personalmente, individualmente. Ha dato se stesso affinché l'anima mia, l'anima tua, potesse scampare da una condanna eterna. Non siamo dei numeri davanti al Signore. Non siamo dei codificati per essere individualizzati. Questo forse lo saremo per la società, per il mondo, per i governi, ma per Dio noi siamo creature speciali, degne di essere stimati di un valore esageratamente sproporzionato. Siamo costati la morte e il sacrificio del suo figlio Cristo Gesù. È questo l'amore con la quale ci ha amato il nostro Signore. E questa mattina insieme vogliamo dire: Signore, io non voglio essere un rame risonante o uno squillante cembalo. Non voglio che si possa dire di me che non sono nulla e tutto quello che faccio non giovi a nulla. Voglio che questi sentimenti nella mia vita quotidiana, nel mio servizio da credente, nel mio rapporto con Dio possano essere manifestati gloriosamente, perché liberamente agisce lo Spirito Santo nella mia vita. Tante volte mi sono ritrovato davanti a situazioni particolarmente ingarbugliate e dove una delle cose che impediva all'anima di stare serena, di accettare Gesù con tutto il cuore, era il fatto di nutrire dei rancori, dei sentimenti che erano nel cuore. E si ribadiva questo concetto sempre: io non riesco a perdonare, non riesco, ho subito tanto male, ho subito situazioni, oltraggi, ho subito dei trattamenti che mi hanno portato a non riuscire più a perdonare. Beh, davanti agli occhi di Dio, per il gran numero dei nostri peccati, per la nostra condizione spirituale, noi eravamo imperdonabili davanti al Signore. Ma Dio ha tanto amato il mondo che ha voluto redimerci, perdonarci, ha voluto non solo perdonarci, ma anche giustificarci, elevarci a dignità, darci una posizione giuridica elevata. Il Signore ci ha offerto tutto il meglio nella persona di Cristo Gesù. E allora, questa mattina, anch'io voglio dire: Signore, aiutami ad amare con lo stesso amore con la quale sono stato amato. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Gesù, alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Questi sentimenti puri non provengono dalla carne, dall'uomo. Non provengono da degli esercizi, degli studi, provengono da una santa attitudine con la quale noi ci poniamo davanti al Signore. Se questa mattina non hai sperimentato l'amore di Dio nella tua vita, e parlo di quell'amore che cambia il cuore, che trasforma la vita, che cambia gli obiettivi che tu ti sei prefissato, che cambia interamente il tuo modo di vivere, allora questa mattina chiama nella preghiera, rivolgiti al Signore e di: io ho bisogno di conoscere il tuo amore, oh Gesù.
se veramente mi ami, se veramente tu sei interessato alla mia vita, se veramente vuoi salvarmi, se veramente vuoi darmi gioia e pace nel cuore, beh, io sono qui alla tua presenza. Parla col Signore, Egli ti ascolta, Egli è il fedele, Egli è il vivente, Egli è colui che è in mezzo a noi. E noi come credenti, se forse stiamo andando avanti, forse con inerzia, con superficialità, hai dimenticato il primo amore, era questo quello che Gesù dirà alla chiesa di Efeso. Vogliamo dire, Signore, metti nei nostri cuori quei sentimenti puri che devono distinguere la vita di un vero credente. Signore, metti il tuo amore dentro di me. Fa che non ci sia nulla che facciamo, che ci proponiamo di fare, che sia impregnato di soddisfazioni personali, di gratificazione personale, ma che possiamo guardare a Cristo. Signore, svuota me stesso, svuota il mio cuore, la mia mente, e voglio rendermi disponibile per la tua opera, voglio rendermi utile nelle tue mani. E credo che il Signore non mancherà di benedire la nostra preghiera. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Gesù. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie, Signore.